Salve a tutti cari amici, salve a tutti e di nuovo buon campionato qui dal ventoso e verde e rigoglioso Friuli, che è una regione veramente molto molto verde la mia, e oggi fortunatamente anche ventosa, perché nei giorni scorsi ci siamo ammazzati di caldo qui davvero, anche perché poi in alcune zone della regione c'è un'umidità molto alta e infatti ieri mi sono rifugiato in montagna onde evitare problematiche di questo tipo. Poi sono ritornato subito per vedere le partite che ho commentato insieme a voi e oggi ovviamente non possiamo fare altro che occuparci del nostro Milan. Milan che comincia oggi la stagione e quindi rinnovo il grido che ho lanciato questa mattina anche nel gruppo Telegram, e cioè Forza Milan. Perché questa è la base di tutto quanto. Da qui poi partono tutti i discorsi e parte tutto quello di cui parleremo nell'arco di questa stagione. Una stagione dalla quale io mi aspetto molto, sinceramente, perché se è vero che ho criticato anche in maniera piuttosto aspra l'operato di una dirigenza che a me non sta molto simpatica, quello che mi interessa è il bene del Milan. Quindi quello che mi interessa è che il Milan vinca, che ottenga i risultati, che possa competere nelle competizioni alle quali partecipa. E allora in questo senso io da tempo ormai non ho più parlato delle questioni della società, delle scelte, nemmeno di un mercato che in parte non condivido, perché non ha più importanza. Non ha più importanza perché ormai siamo alla resa dei conti, nel senso che la stagione comincia, e io voglio augurarmi di nuovo, ribadisco, che ad aver ragione siano stati loro e non io, perché io della ragione non me ne faccio niente, perché la ragione non mi porta trofei, non mi porta vittorie, non mi porta nulla, non mi porta nemmeno onore, perché aver ragione sul fatto di dire che insomma ci potrebbero essere dei problemi, sinceramente è una cosa che io non voglio, è una ragione che io non voglio avere. Più interessante credo che, ma poi torniamo sul discorso delle aspettative su questa stagione, ma più interessante il discorso sulla ragione, che poi in realtà non è un aver ragione, è semplicemente un studiare le cose e proporverle nel modo giusto. Perché ieri ad esempio il nostro mister ci ha raccontato che Musa non può fare il vertice basso, che per lui è una mezz'ala di inserimento. Ora, chi mi segue questa cosa non lo sorprende, perché io è un mese e passa che ve lo dico, dalle prime volte nelle quali si è cominciato a parlare di questo ragazzo, che tra l'altro stasera non ci sarà perché è squalificato. E quindi stiamo chiarendo un po' quei dubbi legati alla posizione di alcuni giocatori, e ce le sta chiarendo Pioli, ma ripeto, praticamente nel modo in cui qui ce l'avevamo già detti, perché qui noi si guarda calcio, si studia calcio, si analizza il calcio, e quindi è difficile che dal punto di vista di caratteristiche dei giocatori e della loro inclinazione a fare una cosa piuttosto che un'altra ci si sbagli alla grande. Poi l'unico tema, ecco, sul quale resta aperto un po' così un interrogativo, è la questione di Okafor, se può fare il centravanti oppure no, ma anche questa insistenza nel volerne cercare uno dal mercato fa pensare che magari, ecco, più di tanto anche lì non si sia convinti di questo tipo di soluzione. Ma questi sono dettagli all'interno di una stagione che io mi aspetto essere ricca di soddisfazioni, perché qui torniamo al punto di partenza, al punto di partenza del ragionamento estivo, e cioè il fatto che se tu attui una rivoluzione e se tu ritieni non soddisfacente quello che è stato fatto l'anno prima, è evidente che riparti con l'intenzione di fare meglio o di fare uguale o meglio, no? Questa è la logica del pensiero. Quindi mi aspetto che la squadra che è stata costruita anche su, e qui poi dopo c'è stata tutta la retorica, ma anche sulle indicazioni del nostro allenatore eccetera, sia una squadra che viaggia, una squadra che ottiene risultati, perché non ci sono più scuse adesso. La squadra dell'anno scorso è stata parzialmente smantellata, a ragione o torto ce lo dirà il campionato, soprattutto a ragione o torto di chi considerava quella dell'anno scorso una rosa non all'altezza per competere. E quindi l'obiettivo quest'anno è, dal mio punto di vista, per quel che riguarda il Milan, lottare per vincere il campionato e provare a fare, insomma, almeno quanto l'anno scorso in Champions League. Poi è chiaro che lì, insomma, sappiamo quanto le variabili siano tantissime rispetto al campionato, ma visto che si è fatta tutta questa roba, ecco, io voglio credere che il Milan si sia strutturato per vincere il campionato, pur giustificando eventuali
passi falsi o comunque eventuali difficoltà iniziali che ci saranno, perché è inevitabile, insomma, molte squadre le abbiamo viste un po' in difficoltà, qualcuna meno, ma questa cosa del rinnovamento, specie in un ruolo fondamentale come quello del centrocampo, richiede per forza un po' di tempo. Quindi noi avremo tutta la pazienza che serve per aspettare i ragazzi, per aspettare eventualmente poi, perché magari questa sera fanno il partitone e ci mettiamo a posto, e ce lo auguriamo tutti. Ma un po' di pazienza servirà in questa stagione, perché è evidente come inserire anche uno schieramento che potrebbe apparire qualche volta un po' squilibrato, almeno sulla carta, non sarà una cosa semplice. L'augurio è che almeno nei ruoli chiave soprattutto per le idee di calcio di Pioli, abbiano preso i giocatori giusti, quindi abbiano preso i giocatori che possano effettivamente dare quel contributo in più che è mancato l'anno scorso a causa della mancanza di questi giocatori, che adesso invece sono arrivati e quindi qui veniamo al tema finale di questo video. Augurando naturalmente al Milan e a tutti noi di fare una grande stagione, di poterci ritrovare sempre solo, quasi insomma, a parlare di gioco, di vittorie, di successi e di tutte queste cose qua, io vorrei chiudere con un pensiero sul nostro mister, perché poi, vedete, sto leggendo nel web che, insomma, è la piattaforma che ci accoglie, quindi da questo punto di vista siamo fortunati ad averla, perché ci ha permesso di incontrarci, ma se vogliamo proprio dirla tutta, non è che sia proprio il luogo dove, ecco, i cervelli brillano, no? Perché ho già cominciato a leggere, specie su Twitter, che vabbè, insomma, sappiamo che Twitter è proprio il peggio del web, ma ho cominciato a leggere: Pioli quest'anno non ha scuse, Pioli quest'anno non ci sono giustificazioni, Krunic è il suo preferito, De Ketelaere avete visto, no? Che ha fatto gol, quindi Pioli cacca pupù. E questo io ve l'ho già detto e ve lo ribadisco, perché secondo me ce lo dobbiamo mettere nella testa. Questo è un gioco molto pericoloso, perché accanirsi in questo modo nei confronti dell'allenatore vuol dire fare il gioco di chi l'allenatore l'ha messo in questa posizione. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci un'altra cosa, che nel momento in cui si è deciso di prendere determinate decisioni e di prendere determinate strade, assolutamente legittime e ci auguriamo tutti giuste, si è speso tanto anche il nostro presidente Scaroni nella famosa intervista al Corriere dello Sport per quel che riguarda il tema della collegialità, come la collegiala, la famosa canzone, ricorderete, la collegialità, cioè, siccome prima c'era Maldini, che evidentemente traspare dalle parole di Scaroni, non aveva questa mentalità collegiale, quindi non aveva un'idea di lavoro in gruppo, ma evidentemente aveva uno spirito accentratore, perché il contrario è questo. Adesso, nella famosa intervista al Corriere della Sera, Scaroni ha detto che innanzitutto Maldini non gli serve più, perché i giocatori vengono grazie al blasone del Milan e anche grazie al lavoro che lui ha fatto, ma soprattutto un passaggio importante, cioè nel Milan si è voluto instaurare un nuovo metodo di lavoro nella gestione di una squadra di calcio, cioè il metodo collegiale, quindi le decisioni condivise a un tavolo tra tutte le anime che gestiscono il lato sportivo, il lato finanziario, il lato di campo e quant'altro, quindi tra i vari Moncada, Furlani, Pioli e via discorrendo. Quindi, se qualcosa non dovesse andare dritto e qualcosa dovesse andare storto, non cominciate a prendervela con Pioli, perché così è troppo facile. Così è troppo facile. Perché, vedete, il passaggio successivo sarebbe ovviamente quello di dare contro alla dirigenza, se qualche giocatore magari non rende come vi aspettate. Perché l'impressione è che vi siate fatti, come dire, delle idee un po' particolari su una parte del mercato del Milan. Ma augurandoci sempre che questo venga smentito, non cadete nel tranello di attaccare soltanto l'allenatore. Perché è vero che lui è il terminale ultimo, ma è il terminale ultimo di un nuovo modo di gestire una squadra di calcio che ha alla base la collegialità. Quindi attenzione, attenzione a non cadere in questo tranello. Con l'augurio e la speranza che non ci si debba mai più occupare di queste cose, perché vorrebbe dire
che le cose vanno bene, e in questo senso non capisco perché ci sia tutta questa negatività intorno al Milan alla vigilia della partita, nel senso che se si è fatto un mercato apposta per le idee dell'allenatore e si è rinforzata la rosa rispetto a quella dell'anno scorso, e oggettivamente questo lo possiamo dire in alcuni ruoli sulla carta, perché c'è tutta questa negatività intorno al Milan? Perché pensate, molti di voi pensano, l'abbiamo sentito anche in talk, che Pioli sicuramente sbaglierà, che sicuramente così, che sicuramente colà. Io sinceramente non lo capisco. Comunque, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate voi della stagione, che cosa vi aspettate dalla stagione, che cosa vi aspettate da questo Milan e quali sono gli obiettivi minimi che questo Milan per voi deve raggiungere affinché la stagione possa essere soddisfacente. Perché non ho capito bene ancora se questo è un progetto, diciamo, pluriennale e che quindi deve richiedere alcuni anni magari di così interlocutori in attesa poi di fare qualcos'altro, ma scrivetemi voi che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Buon campionato a tutti, forza Milan, e noi ci sentiamo più tardi per parlare della partita e poi di altre cose.